Ben ritrovati! Siete pronti per una giornata all'insegna della magnificenza della natura? Bene, allora venite con noi alla scoperta dell'Isola della Graziosa. Partiamo prestissimo, prendiamo infatti il primo traghetto che è disponibile. Siamo in pochissimi sulla nave, per lo più gente che lavora nell'isola. La nostra scelta di partire così presto risulta essere azzeccata e ci regala infatti dei colori di rara bellezza. Partiamo quindi al porto di Caleta de Sebo. Cerchiamo i sentieri e subito, senza neppure pensare un attimo, decidiamo che attraverseremo l'isola a piedi. Siamo quindi da soli a percorrere i circa 8 km di andata e gli altri 8 km ci aspetteranno poi per il nostro ritorno. La nostra meta sarà una delle playe dell'isola che vengono considerate da molti la migliore. Doveroso ora è parlare dell'isola della Graziosa, un'isola di vulcani, terra rossa, lunghe spiagge, lambite da acqua cristallina e turchese e ancora case bianche, biciclette e barche di pescatori. Così si presenta quello che è l'ottava meraviglia delle Canarie, che non a caso si chiama La Graziosa. Un fazzoletto di terra dimenticato, per fortuna, dal turismo di massa. Solo due sono le imbarcazioni per raggiungere la vicina Lanzarote, che dista poco più di un chilometro, ma soprattutto zero strade. I pochi residenti vivono quasi tutti nell'unico centro popolato, che è Caleta de Sebo, da cui partono appunto le due barche che collegano La Graziosa con Lanzarote. Alla Graziosa l'asfalto non è mai arrivato, non esistono strade, ponti, galleria, nulla, nemmeno aeroporti e di conseguenza pochissimi turisti. Qualche piccolo tratto è stato rifatto, sì, sulla strada, ma solo per permettere di godersi di più la passeggiata a piedi o in bicicletta. Principale mezzo di trasporto dell'isola, appunto. È il luogo ideale per godersi un tramonto in riva al mare, ammirandolo in un unico paesaggio.
Qui si possono ancora vedere la sera i pescatori che al ritorno in porto puliscono il pescato del giorno. La ricchezza di una fauna terrestre unita a quella sottomarina ha permesso alla Graziosa di meritare ben 8 menzioni di territorio protetto da parco naturale a riserva della biosfera, passando per sito di interesse comunitario e zona di protezione speciali per uccelli migratori e specie protette. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Ed eccoci finalmente giunti a quello che è la nostra meta del giorno, ossia una delle spiagge più belle della Graziosa e segnata appunto come la spiaggia di Las Conchas. La spiaggia di Las Conchas è lunga circa 600 metri e larga 80. La spiaggia è famosa per il panorama circostante che ne suscita veramente uno spettacolo incredibile. Sulla spiaggia di Las Conchas la balneazione non è proprio adatta a tutti, dato che vi sono delle forti correnti marine che percorrono lo stretto braccio di mare che appunto separa la Graziosa dall'isola di Lanzarote. Non ci sono lettini, ombrelloni o bagni pubblici su questa spiaggia, non ci sono neppure bar, supermercati o chioschi nelle vicinanze. È quindi consigliabile un rifornimento di acqua potabile e colazioni al sacco se si desidera visitare questa spettacolare spiaggia. Bene, è arrivato il momento di rimetterci in marcia e quindi camminare per tornare a Caleta de Sebo. Una brevissima sosta per la baia del Gonado con un piccolo bagno e siamo pronti comunque a ripartire. E fin tanto che siamo in cammino verso Caleta de Sebo, voglio parlarvi un attimino di quelli che sono tre sistemi di trasporto per girare sull'isola. Il primo, il più banale, il più semplice e quello che abbiamo utilizzato noi, sono le nostre gambe. Esattamente, avete capito bene. Non esiste modo migliore per visitare l'isola della Graziosa se non a piedi. La si apprezza in tutto e per tutto, è un lento viaggiare, è un dolce osservare. Sostanzialmente si apprezza molto di più quello che è l'isola. Secondo mezzo di trasporto, ovviamente, sono le biciclette, anch'esso che preserva la natura, mezzo di trasporto ideale a chi fa cicloturismo e forse per chi è allenato riesce a permettere di visitare in maniera anche molto più ampia l'isola della Graziosa. Premetto però che a mio avviso bisogna essere bene allenati perché la strada non asfaltata e battuta e sabbiosa si presta principalmente a chi ha un minimo di allenamento, perlomeno a bordo della bicicletta. Il costo è di circa 10 euro per il noleggio giornaliero. Una cosa importante è ricordare che le biciclette non vengono più noleggiate passate le 13:30. Il terzo mezzo di trasporto, che io consiglio semplicemente per chi ha bambini, è i 4x4. Sono taxi 4x4 che partono all'isola del Sebo, offrono tantissimi servizi, dal giro completo dell'isola, oppure semplicemente a vostra scelta vi porteranno su una baia, su una playa, e vi verranno a prendere all'ora concordata. Ovviamente è la scelta più veloce, la scelta principalmente per chi vuole fare solo esclusivamente spiaggia. Il costo è di circa 40 euro, che però
può essere ammortizzata in base a quanta gente è all'interno di quelle che sono le Jeep 4x4. Dopo un bel giretto a Caletta di Sebo è giunto il momento di rimbarcarci per il nostro mezzo e rientrare in quello che è il porto di Orzola. Rientrati a Orzola, siamo abbastanza stremati per la giornata, vuoi per il sole preso, vuoi per la giornata in spiaggia, vuoi per la lunga camminata in tranquillità, ma insomma ci sentiamo abbastanza distrutti. Prendiamo l'auto e facciamo rientro in quello che è la nostra casa per una tranquilla serata. E noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao bocce! Break.